Nuovo caso positivo all'Electrolux di Susegana. Ieri mattina un operaio riparatore fuori linea ha accusato un malore immenso. A quel punto si è rivolto al medico aziendale, al quale ha riferito i sintomi, tra cui la perdita del gusto. Gli è stato detto di sottoporsi immediatamente al tampone, che è risultato positivo. Rispetto al precedente caso di una lavoratrice contagiata e legata al focolaio della Trevalli di Vazzola, stavolta questa nuova positività preoccupa molto. È il fatto che non è riconducibile il lavoratore, non riesce a ricondurlo a nessuna, diciamo, certezza di dove possa averlo preso, che non ha né ragioni per le ferie fatte che non ha fatto, né per i comportamenti diversi, nel senso che è un padre che dice io casa, lavoro, spesa. L'azienda ha immediatamente attuato i protocolli, invitando una decina di lavoratori venuti in contatto con l'operaio a sottoporsi a tampone e in quarantena in attesa dell'esito. Questi vanno ad aggiungersi ad un'altra ventina di colleghi ancora in isolamento domiciliare che nei prossimi giorni effettueranno un secondo test dopo che il primo era risultato negativo. 30 dunque complessivamente i dipendenti momentaneamente a casa. Ma l'ultimo caso riscontrato proprio per l'assenza di contatti con altri focolai inquieta i sindacati. Se fosse un caso interno, noi potremmo trovarci a quel punto a rischio di cluster interno all'Electrolux. Alla luce di questo, nel pomeriggio le RSU hanno inoltrato ad azienda e ULS una richiesta. Provare a far fare a tutti i lavoratori un tampone a questo punto, perché la nostra preoccupazione è che possa lo stesso lavoratore aver preso lui stesso il virus da uno portatore sano. Nel frattempo salgono ad oltre 200 i positivi alla Trevalli di Vazzola dopo i 20 nuovi casi sui 114 test effettuati. Nel pomeriggio incontro tra aziende e sindacati per fare il punto, ma l'auspicio dell'USL2 è che, come accaduto all'ex caserma Serena, dopo un picco di positività si vada verso una diffusa negativizzazione.